Andrea Guaglietti dell'Unione Sindacale di Base, siamo qui davanti alla Manuli, un'azienda che da 1200 dipendenti adesso è 80 dipendenti, un'azienda quasi morta. Nell'intervento poco fa di questo presidio hai parlato quasi di un funerale per la zona industriale e per questa città. Sì, diciamo noi quando abbiamo iniziato la lotta nel 2009, ma ancora di più prima a denunciare già dal 2005 un cambio di rotta di questa azienda, abbiamo cercato un po' di essere delle sentinelle del lavoro, cercando di denunciare questa situazione negativa che sarebbe stata poi una ricaduta sul territorio in tutti gli effetti, sia con i lavoratori sia con le aziende che fanno parte dell'indotto. Abbiamo annunciato effettivamente che sarebbe avvenuto un funerale in questa azienda, che per di più lo ha fatto facendo un'azione criminale nei confronti del territorio e degli stessi lavoratori, chiudere nel mese di luglio per creare il nulla, perché poi da quella situazione si sono create anche dei momenti di mobilitazione, ma questo non è stato sufficiente per, diciamo, anche avere l'appoggio delle istituzioni, dei politici del territorio che hanno fatto soltanto un lavoro di facciata. Promesse sono state fatte forse in questi anni dai politici, incontri che poi non sono più svolti. Sì, sono stati fatti molte promesse, dalla pacca sulla spalla dicendo non vi preoccupate, ci pensiamo noi a ricollocarvi, addirittura a fare dei tavoli comunali, provinciali per analizzare bene il problema, ma per trovare poi una soluzione per tutti coloro che oggi sono con gli ammortizzatori sociali e che a breve termineranno, e che si ritroveranno effettivamente senza nulla in tasca per vivere, per dare a mangiare alle proprie famiglie, per portare avanti i mutui, per avere effettivamente un riscontro e quindi affacciarsi nella società civile, diciamo. Quindi la situazione è drammatica. E noi siamo qui proprio per ricordare al territorio che dovremmo rimboccarci un po' le maniche e far sentire sia ai politici di turno, ma anche più avanti, cioè magari a un livello superiore, quindi anche al governo che non ha mai preso una posizione su questa situazione del territorio piceno, cioè come risolvere il problema occupazionale. Più di 20.000 posti di lavoro sono stati persi in questi ultimi 3 anni e non si sono fatte delle politiche giuste e corrette per ricollocare. Sono stati fatti molti corsi di formazione, ma quelli non è che hanno ricreato posti di lavoro. Qualcuno poco fa diceva che bisogna alzare il livello dello sconto, altrimenti non, siamo invisibili. Però altri hanno detto, però qui in Italia sembra che comunque vada tutto bene, in Spagna protestano, ma qui in Italia non protesta nessuno. Dov'è la verità? Ma le proteste ce ne sono state in questi anni e che spesso sono passate inosservate, diciamo che spesso sono state glissate, non sono state pubblicizzate. Noi come USB, ma anche come Movimento dei Lavoratori della Manuli, appoggeremo anche la protesta del 27 di ottobre che verrà fatta a Roma, una manifestazione contro le politiche del governo attuale Monti, ma anche le politiche precedenti. Noi ricordiamo che come organizzazione sindacale, come USB, abbiamo fatto anche un'interrogazione parlamentare per capire se la Manuli aveva la possibilità di accedere alla cassa integrazione e alla mobilità poi subito dopo, in una situazione in cui gli ordini c'erano. Cioè, qui stiamo parlando di un'azienda che ha denunciato di essere in crisi in un momento in cui aveva il portafoglio ordini pieno. E quindi diciamo che è avvenuto di tutto di più, ma nessuno è andato a controllare realmente questo fatto. Anzi, i lavoratori che hanno tentato di difendere il posto di lavoro e non far uscire dei macchinari
che erano all'interno dello stabilimento, comprati, acquistati, diciamo industrializzati con i soldi pubblici, sono stati, ecco, denunciati nel momento in cui stavano cercando di dire alle istituzioni: guardate che qui c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che secondo noi potrebbe creare e continuare a mantenere i livelli occupazionali qui ad Ascoli Piceno, con un prodotto che è alto come qualità. Non a caso la Manuli si è conosciuta, cioè è stata conosciuta nel mondo proprio con il prodotto fatto ad Ascoli Piceno. Oggi invece le politiche che ha fatto la Manuli, portando l'azienda in Cina, le macchine in Polonia, sta creando che in Cina non ha un prodotto qualitativamente valido e quindi i clienti li sta perdendo. In Polonia non ha quelle professionalità importanti per avviare uno stabilimento. Noi ci auguriamo che effettivamente la Manuli, con questa cassa di resistenza che abbiamo fatto noi qui, quindi per mantenere il lavoro qui, possa ristimolare l'imprenditore vero, non lo speculatore finanziario, a reinvestire degli utili qui ad Ascoli Piceno e ricollocare tutti al lavoro.